Benvenuti a CISL Informa, benvenuti alla nona puntata di questa seconda stagione di incontri con la CISL, con i funzionari, i riferimenti territoriali per quanto riguarda la nostra provincia e la Contermine di Treviso nei vari comparti e settori. Il tema che andiamo ad affrontare oggi è un tema importante perché vede coinvolto il mondo della sanità e in particolare parliamo dell'impatto dell'emergenza Covid-19 sul sistema sociosanitario. Per questo abbiamo in studio Fabio Zulian, che è segretario generale CISL della funzione pubblica Belluno Treviso, e Rino Dalben, che è similmente segretario generale della funzione pubblica in riferimento in particolare al mondo pensionistico. Allora, iniziamo con Fabio Zulian, emergenza Covid, personale sanitario naturalmente in prima linea, con molta pressione anche nel bellunese. Possiamo fare un bilancio di questa emergenza che sembra essere alle spalle? Allora, io direi che soprattutto il sistema della sanità pubblica abbia risposto in maniera adeguata all'emergenza. E credo che qua il merito vada riconosciuto ai tanti infermieri, agli operatori, ai tecnici, ai medici, a tutto anche il personale amministrativo, in quanto diciamo si sono dovuti far carico, e non parlo solo di dover erogare le prestazioni con i dispositivi, che ha un peso anche fisico importante, ma anche mettere in atto tutte le procedure di protezione per garantire gli utenti che si sono avvalsi del servizio. E il bilancio è positivo, siamo stati probabilmente anche fortunati perché siamo riusciti a non arrivare mai a una saturazione completa dei posti letto dedicati, e quindi diciamo che il bilancio fortunatamente è positivo, pur con quelle che sono state le conseguenze. Ecco. Forse più critica la situazione è stata nelle case di riposo, questo sì, credo sia noto a tutti, ma qui bisognerebbe fare una profonda riflessione. Io dico, come CISL, devo dire che abbiamo evitato di uscire sui giornali e dare enfasi, però allo stesso tempo siamo stati sul pezzo, siamo stati i primi a chiedere sia all'ULS che alla Regione di farsi carico anche delle case di riposo e costituire una cabina di regia che fosse gestita dall'ULS, sì, per garantire ad esempio a queste strutture la fornitura dei dispositivi, perché all'inizio il paradosso era che le strutture che riuscivano ad acquisire delle partite di dispositivi di protezione, le mascherine, venivano sistematicamente sequestrate in dogana per garantirle al servizio pubblico. Lì c'è stata una criticità, sì, su tanti fronti. Dopo ne parleremo dopo, sì, ma questo spero insegni a chi ha oneri l'amministrazione, ma alla politica, che bisogna rivedere il modello socio-assistenziale. E il giudizio dei pensionati? Ma il giudizio dei pensionati è positivo. Sicuramente, come diceva Fabio, ha funzionato in maniera eccellente la sanità, e quando mi riferisco alla sanità, la parte ospedaliera, questo senz'altro. Quello che è mancato, secondo noi, è mancata quell'attenzione ai servizi territoriali diffusi, l'assenza di contatto, direi quasi, con i medici di base, dove sì, è il primo, ecco, il primo impatto, il primo gradino col quale dobbiamo misurarci. E questo è stato un po', ecco, i centri diurni, la chiusura, un disagio che è stato sentito molto, ecco, quindi è stata allentata, insomma, questa attenzione. Quindi sarebbe da rivedere sotto questo profilo, dando maggiori strumenti alla medicina territoriale? Ma sicuramente sì, questo è essenziale, noi lo ribadiamo anche nelle riunioni che abbiamo. Come sta ripartendo il sistema dopo questa emergenza? Ma anche qui bisognerebbe dedicare una riflessione, come posso dire, importante. Secondo me la ripartenza non deve limitarsi a raggiungere quelli che erano i livelli delle prestazioni pre-Covid,
Ma io credo che, come diceva il collega Rino, ad esempio bisognerà pensare a modelli innovativi. Quando parliamo di assistenza territoriale, io credo che sia stata, debba essere mutuata la grande, come posso dire, scelta di tentare di curare sul territorio a domicilio anche le persone che avevano comunque contratto l'infezione, e questo deve portarci a pensare a un modello che consenta di sviluppare più l'assistenza territoriale. Però io rappresento i lavoratori, direi anche che devono essere implementate le competenze. Io faccio due esempi banali. Sì. L'infermiere non può nemmeno prescrivere i farmaci da banco, la tachipirina, perché se non c'è un medico che emette la prescrizione sarebbe illegittimo poterla somministrare. Così come l'operatore sociosanitario, che è una figura molto importante anche per le strutture territoriali, non potrebbe nemmeno rilevare la temperatura corporea. Capirete che c'è da lavorare molto su questo. Noi abbiamo dei tavoli presso il Ministero della Salute per implementare le... Quindi avete già anche un piano? È da anni che abbiamo il piano. Noi queste cose le stiamo rivendicando da 20 anni, ma è difficile convincere la politica, e adesso io mi auguro che questo sia da stimolo per iniziare a ragionare concretamente, perché questo determina di sicuro un migliore servizio per gli utenti, più qualificato, e la possibilità di curare a domicilio le persone. Il principio della prossimità, certo, è importante. Quindi questa crisi, che è stata profonda, che ha stressato il sistema, che ha stressato naturalmente i lavoratori, questa crisi però ci deve dare modo di cambiare. Non si può pensare di uscire da questa crisi esattamente come siamo entrati. Io me lo auguro fortemente. Sono preoccupato perché non vedo adesso ancora, come posso dire, dei riscontri concreti. Faccio un esempio. Durante l'emergenza, chiaro che il sistema sanitario gode di disponibilità sia economiche sia strutturali, strumentali, superiori rispetto a quello che può avere la casa di riposo. Il paradosso è: l'ospedale ha avuto la possibilità di fare delle assunzioni straordinarie. Da dove arrivava quel personale? Dalle case di riposo, che erano già in emergenza. Quindi anche il fatto di, e nel Veneto che abbiamo l'emblema è il sistema sociosanitario integrato, io credo che pensare anche a come valorizzare di più gli operatori della salute sul territorio, case di riposo, territorio, se fossero tutti dipendenti della sanità non avremmo più il problema. Tant'è certo. Che adesso sono state fatte un centinaio di assunzioni straordinarie, sempre in prospettiva della potenzialità che ritorni l'infezione. Parte di quel personale è dedicato alle case di riposo. Io mi auguro che questa possa essere un'esperienza da mutuare anche in futuro. Avete idea di quante nuove assunzioni ci vorrebbero? Perché le strutture, secondo naturalmente questo vostro disegno, le strutture bellunesi potessero esprimere al massimo i servizi ai cittadini. Avete già un'idea di quante assunzioni? È difficilissimo, perché questo è direttamente proporzionale al modello post-Covid. Quindi, certo che siamo sempre carenti rispetto alla risorsa umana. Però adesso un centinaio di assunzioni, che al momento gran parte dovranno essere dedicate all'unità di crisi, io mi auguro che poi vengano distribuite in maniera, come posso dire, ottimale all'interno delle strutture che oggi lamentano una carenza strutturale, scusatemi il termine, sì, ma di rispetto al personale di assistenza, che è assente. Abbiamo un'età avanzata, abbiamo tanti operatori che hanno delle prescrizioni e non possono operare nel pieno delle loro facoltà. Certo. Sono tantissimi gli aspetti di criticità sul personale. Io credo che sia necessario ritornare su questo tema in una prossima puntata. E andiamo a chiudere con Rino Dalben. Unità Sanitaria Locale Dolomiti si è rivelata, secondo quelle che sono gli indicatori dati dalla Regione, come la migliore per gradimento. Concordano i pensionati? Allora, i dati non possono essere smentiti e quindi rimane da prenderne atto. Sicuramente è un conto della teoria, nel senso di questi misuratori, un conto della pratica. E allora, mentre noi prendiamo atto di quanto e ne godiamo anche di questo aspetto, visto che insomma siamo bellunesi. Anche orgogliosi di questo. Certo, no? Non c'è dubbio.
Ecco, è il dato che la sanità nel nostro territorio come percezione non è sicuramente la prima. Se voi giornalisti andate a fare un po' una disamina, girate un po' e sentite la gente, non c'è questa percezione di essere i primi. Questo è il primo elemento, quindi ok, prendiamo atto, ci auguriamo che nel futuro si possa, ecco, aumentare questo dato di primi della classe. Allora c'è un elemento, ci sono i piani di zona. Oggi, verso fine anno, verso ottobre, ci sarà la possibilità di riprendere questa azione nei piani di zona, azione che viene combinata l'ULS con le amministrazioni locali. Sono tavoli dove i sindaci possono esprimere, visto che sono i primi responsabili della sanità dei loro cittadini, possono esprimere e dare indicazioni. Sì. Quindi questo prima di tutto. La seconda cosa che noi lamentiamo, e allora, ma non perché siamo sindacato, ma perché è così, la necessità di avere un più stretto rapporto con l'amministrazione, con la direzione dell'ULS. Quello che l'ULS 1 non ha fatto, pur avendo un protocollo sottoscritto con noi, con le organizzazioni sindacali, insomma, e la direzione, quello che non è stato fatto, un rapporto continuo, proprio anche nella fase di emergenza. Noi siamo Belluno Treviso, come sindacato, l'ULS 2, dobbiamo dirlo per ragioni oggettive, ecco, là c'è stata invece un'attenzione maggiore nel porre il sindacato al tavolo del confronto. Insomma. Bene, si chiude qui questa nona puntata di CISL Informa. Ringrazio Fabio Zulian, segretario generale della CISL Funzione Pubblica Belluno Treviso, e Rino Dalben, segretario generale della CISL Funzione Pubblica, per quanto riguarda i pensionati, sempre naturalmente di Belluno Treviso. Grazie anche ai nostri telespettatori che ci hanno seguito. Appuntamento rinnovato la prossima settimana con CISL Informa.